quello giusto, chiedere a tutti che la soluzione dell'appello ci sia tutti i quattro siti di questo referendum, e se questo porta a battaglia di andare sono sempre più rimediante degli argomenti che si trattano di una battaglia di civiltà. E volevo soffermarmi su quello che sono due consigli di questo referendum di Caposta, che è il mappa pubblica, che ci sta la fattura. Allora, io innanzitutto voglio fare una commissione con una premessa che riguarda le persone di un secondo che sono mobilitati in prima persona per promuovere questo referendum, per portare la gente comunque a voto. E mi dispiace che magari sia stato un po' riuscito a creare un comitato referendario, però comunque voglio invitare un collega, io sono di sinistra libera, però noi abbiamo una foto in linea, abbiamo votato domandini con la delle bandiere del comitato, proprio per rispettare tutte quelle persone che e voglio invitare tutti i partiti del territorio a non mettere bandierine su questo comitato, su questo referendum, perché è una cosa molto più grande di noi partiti. Poi ho una questione molto più importante, che è davvero una questione gravosa per la nostra città. Se questo referendum ci dà le tutte le persone che ci fanno la prima su quello che accade nel nostro territorio. Allora, noi siamo una città che è stata nel primo comune, uno dei primi comuni ad essere attualizzato nel futuro, in maniera che il comune è venuto, dato la concessione a posto da essere fondata più arrivata, quindi approvata, la più arrivata, questa è tutto la comunità, e questo è stato fatto nelle amministrazioni di centro-sinistra con all'epoca appunto con la dottor della fondazione dell'acqua. Mi fa strano vedere queste persone che hanno minimizzato e adesso stanno qua dicendo sì, però io credo anche molto spesso Paganelli si ne propone una sua legge a Mascio e questo credo anche la politica che ha avuto qua le azioni sanitarie come la fatta mica è subito in questo comunale. Non ho nulla da discutere, però a questo punto queste persone davvero sono dipendute su quello che loro su quello che stanno loro operando gli amministratori. Io vorrei dire una cosa Thank you.
quasi nulla al dibattito differente. Allora non cominciamo con male, lo dico perché è la sfida che ho perso di lui e mi auguro la prossima volta torno attento alla presenza di noi. Perché abbiamo fatto questo, diciamo, questo momento? In quanto tutti i giorni, quando c'è stato conosco, siccome c'erano tante associazioni, abbiamo sempre collaborato, perché a noi è una forma di partecipazione e di democrazia per quello che ci viene detto, ma come per noi, come la UIL, per la CIP, per tutti gli organismi democratici che ci vedono in una vita. È quindi un momento assai difficile, diciamo, questo momento, anche perché veniamo intorno alle elezioni comunali amministrative, dove il progetto stesso, la missione del comune, è stata un po' non tenuta in piedi, perché di qui il suo lavoro dovrebbe fare, non si pagheranno ancora, se sono creati, se non basta, non si andasse. Però si è parlato di questo perché per quanto riguarda le organizzazioni, abbiamo messo in Italia, perché in Sicilia, quando scende il volume di lavoro, scende il suo sede, scende dalla sua agenda e quindi va avanti tutti questi progetti. Ci abbiamo venduto il titoletto e il referendum abbiamo finito. Perché dopo il referendum, quella vittoria di fatto sì, bisogna cominciare a fare in auto-interpretazione, a partire da base rispetto alle cose che dobbiamo fare. E allora sulla questione del marco, noi l'abbiamo, è stato detto. Lo scandalo che siamo stati il primo comune a privatizzare, diciamo, un bene comune, credendoci fuori di cosa andassero bene. Lo slogan della tua organizzazione sindacale dice sempre che il pubblico è bello. Magari l'hanno sfidato la lista sul pubblico è bello, a partire dalla scuola, andiamo in locale, tutto quello che dice sulla propria vita. Perché è la nostra vita che dobbiamo amare. Allora sulla questione dell'altro, è vero. Noi non possiamo essere poi in realtà, passa noi siamo gli altri che passa da Palermo, poi oggi c'è il problema occupazionale. Il problema occupazionale ci sarà oggi come ieri e come domani. Ci vediamo e vediamo come funziona. Però le sentiamo che questo bene non è un livello di momento. E quindi nessuno può più avvalarsi di una cosa per fare un'altra cosa. Perché noi oltre a questo fatto, sulla questione dell'altro, qui c'è una delibera ventennale, perché io che sono in comunità, io non mi do, però molto tasso, non so se da lì sarà sempre lui il futuro di questa cosa, guarda, è una cosa grave, chi l'ha fatto e chi l'ha votato, ma di là di questo non io, voglio la mia autonomia, di da parte e andare avanti. Allora su questo dobbiamo discutere noi. C'è il problema poi sulla questione dell'unità. Io mi ricordo, negli anni lontani, dove stavo nel PC, facevo un congresso della mozione del no all'unicale, dove vincevo quella mozione, allora c'era Bassolino, diciamo, come segretario regionale del PC, e vincevo, poi non se ne è parlato più, poi si è fatto le leggi, poi le leggi. Io penso che questa idea è stata proprio, a noi la fortuna succedere perché ce la faccio a tutti, guarda. E noi se ci prendiamo in giro, altrimenti non grazie a me per la fare in questo paese. Da una cosa brutta, da una cosa che ci ha fatto partire a noi, con la pelle, con cura, le cose che abbiamo visto, cioè c'è stata una riflessione che ha detto no, hanno creato, perché altrimenti non creare al di là dei centri ambientalisti, dei sindacati, le cose che noi penso sulla maggior parte della politica italiana, io quando parlo della politica parlo un po' di tutto, però nel senso che loro erano orientati su questo. Allora noi sul reale diciamo di no, però una battaglia forte a partire dai comuni, da dove è possibile cominciare, per avere le politiche alternative solari, perché ci stanno tante e tante di quelle cose. Allora noi non possiamo dire ai regioni non portiamo la gente a votare e li votiamo, però dopo ci dobbiamo sedere queste persone che hanno votato, che hanno dato la fiducia, che hanno approvato, diciamo, quelle leggi